ho praticamente comperato questa casa. Allora dicevano le buone uscite, 600.000 euro. E ho prelevato mobili che sono ancora qui. Lo che pensa quanti anni. Qui sono nati i miei figli, sono nati in casa perché allora cliniche non ce n'erano. Tra l'altro si partoriva la presenza dei vicini, roba de male. Ma c'era questa comunione dei beni spirituali, per cui non era, poi si partoriva pieni di lenzuola davanti, insomma non è che. E adesso poi, quando alla chiesa si è sostituita la prefettura, sono nati grossi casini. Battesimo, cioè il detentore del potere, nascita e morte, era della chiesa, no? Sì. Stamattina proprio dicevano che il governo si sta ingerendo sul problema della numerazione delle nascite, non è il loro compito. Sul problema? Della nascita, delimitazione, lasciamo fare il buon Dio. Sì, sì, sicuramente la Chiesa era anche, come devo dire, lo stato anagrafico per ricostruire. No, la Chiesa vuole tenere il suo potere temporale, ha perso però rispetto a noi, ai credenti, la sua spiritualità. Non abbiamo più neanche sacerdoti esemplari, voglio dire di esempio, così posso fare riferimento. Cioè, uno va a Roma, l'altro a Toma, l'altro va in vacanza con la scuola. Diamoci un po' di una calmata. La mondanità ha avuto la prevalenza sulla spiritualità. Le belle donne che vanno in chiesa sbracciate così, i preti non ci stanno più nella pelle, van via. Credo, no? Sì. Senti, però per concentrarci sui Navigli, ecco, come ti sembra che sia cambiato questo quartiere? Ma irriconoscibili. In quali elementi? Io quando sono tornata da Taranto, in 5 anni ho trovato un allargamento che chiamerei allagamento di case. Un allagamento di case. Io sto facendo un lavoro per Celentano, case su case. Insomma, la gente non respira più. Poi si attaccano al fumo. Non si può più, polvere, smog, no? È cambiato anche il tipo di abitanti? Ma i nostri ladroncelli di una volta non ci sono più, ci sono i grossi ladri adesso. Una volta c'era il ladro di galerine, non capisci? Stavamo bene, cioè si sapeva che il vicino. Questa era una base di smistamento dei ladri. Qui tutti si conoscevano, però nessuno. Partivano per le loro imprese, no? Sì. E venivano qua e nessuno faceva male al ladro vicino. Sapevamo che rubava, però era una brava persona. Qui dove abiti tu non ti toccava. Era la Milano di Annacci. Sì. Era quello che mi avevi scarse tennis, sì. Ladroncoli. Sì. Andavi, sì. Sapevi come tornavi. Eri protetta dagli stessi ladri, no? Eri una di loro, eri. Mentre ora è un quartiere quasi di lusso. Ma questa qui è stato un delirio che è scoppiato, perché a un certo punto ho cominciato a dire quella sedia qui era della Merini, vale 1.000 euro, i cretini, per non dire che non si intendevano, di Siena comprata, perché è sempre l'imbecille che cambia, e così si sono arricchiti questi no? Venditori di stracci, no? In fondo qui il libraccio che noi abbiamo qui, sì, era uno stracivendolo. Era un medico che si è messo a comprare l'ingrosso carte e cartacei, è diventato il libraccio con la succursale di qui. Pensa te, ha fatto una fortuna. Però è gente che fiuta l'affare. Il poeta non lo farà mai, non è capace. Il ladruncolo, la grande impresa lo fiuta, per esempio Vanni. Quando c'era un talento, fiutava il talento e giocava tutto e vinceva sempre. Lo portava al Nobel, insomma, tutti quelli che sono passati sulla pista. Però era un gentiluomo, pagava poco, però se ti diceva l'anno 21 lei arriva a Stoccolma,
sei sicuro che ci arrivavi, perché lo proteggeva, lo amava il suo protetto. Sì, sì, sì. Che, diciamo che aveva naso per la poesia. E beh, io e Vanni, dunque lui è entrato nell'editoria a 17 anni, io ho scritto la mia prima poesia a 17 anni, quindi eravamo coetanei, ma avevamo già una grinta della Madonna. Beh, alcune delle tue prime poesie sono state pubblicate nell'antologia. No, prima ho fatto il papà. Il papà, Tu sei Pietro, l'ho fatto col Giovanni. Ah, sì, sì. Poi ho vinto il premio Gambarogno, il premio Gambarogno in Svizzera mi ha fatto cittadina. E sono stata veramente, quando sono stata in Svizzera, ammirata della pulizia della Svizzera, dell'ordine. Non c'era una carta. Noi siamo veramente una popolazione di sudicioni a Milano, sporchi, ratti. C'era una pulizia, una discrezione, che sono giardini coltivati, una cosa fantastica. Senti Alda, e in questo quartiere i meridionali no, non ci venivano, era un quartiere, adesso, stato un quartiere tipicamente milanese. È tutto dei Terron adesso, hanno conquistato con le discoteche, devo dire che sono anche simpatici, sono dei venditori di fumo, però sono dei grandi lavoratori. Ma i bottegai tutti erano, sono tutti amici miei, mi derubano, perché mi dico, scrivo a cena per lei che è poetessa 200 e tu ci caschi, un altro 150 e tu ci caschi. No, sono dei buoni come si chiama, venditori di fumo, no? Certo. Ma è brava gente, eh? Sì. Beh, sono un po' tutti quelli, sono un po' tutti quando capita l'occasione. Mi dai un... No, a me piace un aneddoto. Una volta è venuto qui il direttore dell'Inaudi, siamo andati qui a un bar e si è fermato, capita dentro un bravaccio, questo Mino, il Ceratino, gli fa, lei cosa fa? Pieno di chiavi. Gli fa, lei cosa fa? Ma mi fa un ladder. Te lo dicono in faccia, Simpatico, avevamo per esempio Branche, che... Bruno. E lo conosce? Fantastico, intanto tira fuori dalla galera e balbetta, no? Sì, sì. E sempre le stesse cose che mi racconta, che poi ha pubblicato. Me, in milanese, sono da qua, Merini, io ho fatto le rapine migliori, solo, senti il palo, perché per loro il palo d'onore, faceva il palo nella banda dell'Ortega, no? Allora il palo è quello che si guarda in giro, se arriva la madama, che sta, no, la pula, la polizia. Sì, sì. Allora cosa succede? Vado a casa, ma dite se no cosa ho visto? E cosa succede? La mia, quella per cui ho rubato, ho fatto, era lei. L'ha trovata con un'altra. Con una donna! Amico, io mi ho fatto tutte e due. Tutte e due. E l'ha coltellata, è definito in nome. Manda alla galera. No, ma... L'ha coltellata, sì, una ricordo. La sua compagna, no? Sì, sì, ricordo. Una donna. Allora una lesbica, adesso vabbè. Mi arrivano anche a me. Beh, ma mica è successo tanto tempo fa questo, stiamo parlando di 12-15 anni. Migo, mi fa, migo. Si era già fatto diventare di galera. Sì, sì, sì. Sì, sì, ma rapine, via dicendo. Luciano Lutri. Fantastico. No, vabbè, fantastico per te. Sono leggende un po', no? Il Lutri era quello... Per esempio, se lei vede, io ce l'ho tanto con Giuliano Grittini. Lo vedesse da giovane, uguale a Vallanzata, ma che bel fio, che... Beh, e le donne dietro, no? Ma chissà perché hanno poi il fascino del fuorilegge, no? Cosa dici? Sì, di alcuni di questi sono uguali. Sì, perché poi Lutri dipingeva, poi era, cioè, romantico, si innamorava, aveva... Si innamorano, sono sentimentali, però temate. Prego? Però ti ammazzano, si innamorano, però se li gira, sono simpatici per quello, voltano bandiera, no?
Senti, e qui accanto c'è il quartiere del Ticinese, sì, che pure ha subito una profonda modifica, che era inizialmente un quartiere di artigiani, di no? Di... Ecco, c'è sparito l'artigianato proprio. Cioè io per esempio vado in giro così perché cammino, ma non trovo le scarpe, pensa che le facevo da quinte in centro, su misura. Adesso c'era il calzolaio, c'era il sarto, so, potevi accorciare, rammendare, c'è più niente. Le sedie, questo qui l'ho comprato, gli do robi vecchi, ma tutta roba recuperata. Io però sono preferisco il moderno, non mi piacciono le cose antiche, specialmente quando vengono passate per antiche. L'imbroglio in Piazza del Nove, no? Sì, sì, ma ormai qualunque cosa vecchia, anche brutta, passa per antica. Senti, e c'erano delle trattorie qui tra i navigli? C'erano molte osterie. Osterie? Osterie, si mangiava con 3 soldi, era il telefono, non sa, allora no. Io quando sono entrata qui c'erano i primi termosifoni, quindi era una casa di lusso, no? C'era il bagno in casa. Il bagno in casa, certo. Bagno in casa. Una volta facevi la fila, ore e ore per andare al CES, no? Che era comune. Era la vecchia Milano, sì. Pensa uno che aveva la diarrea, che cosa. E doveva aspettare che l'altro, il freddo, uscivano le lavandaie. Dove c'è il Brelin. Questo sì. Queste qui cadevano nella roggia proprio, Adesso è diventato un posto di. C'è un bellissimo, quello c'è il Brelin, fanno un ristorante di grillo. Queste lavandaie rosse di come possiamo dire? Bevevano, sì, sì, tutte, bevevano, allargavano le gambe, pisciavano per terra, andavano dentro in una vita da bestia. Bevevano per combattere il freddo e l'acqua, sì. E poi fortute erano peggio degli uomini, erano uno schiavo con le rinde. Io ho conosciuto due lavandaie vere. Sì, sì. C'erano i miei bambini che li portavo alla scuola di bro. Mamma, non farmi vedere la lavandaia, c'era paura, i capelli cioè, sembravano delle streghe, rabbiose come i cani per la vitagrama, è chiaro, no? Adesso vedi diventare. Io una cosa che mi fa soffrire è questo. Dico, ma prendiamo il dramma del pregiudice, no? Sì. Questi qui vanno su 4. Ma quanta fatica è costato? Quanti operai sono morti per lasciare i grissini spaziare tranquillo? Io li odio le volte, ma non pensano. Io ci penso a queste cose, perché mio marito faceva il panettiere, no? Tornava sfiancato, si buttava sul letto come un barbone, era sfinito, 12 ore di lavoro davanti al forno, e se tu lo toccavi ti ammazzava. Dopo si rimetteva a posto, era un gentiluomo, si sapeva tenere, ma tornava bruttito da loro, per dare il pane fresco. Ma lui aveva una serie di panetterie? No, no, io, mio marito, sì, era un panettiere, diciamo, aveva il diploma, ti farò ridere di meno a lievito, che era impastatore. Impastatore voleva dire che quello che curava la lievitazione del pane, ma ha servito l'Alemagna, il Garbagnati, era proprio un panificatore, certo. Trovava sempre, però era talmente sfiancato dalla fatica che... E poi andavo a giocare a carte come tutti, no? Loro si facevano il bianco, queste osterie, le tue, le mie, e lo chiamavano il poeta delle carte, perché era barava come una scopa d'asso. Io quando arrivavo a mezzanotte non ne potevo più, andavo a prenderlo. Dico, andiamo a casa, poeta delle carte, perché mi arriva di sotto me, Eppure non dormiva quell'uomo lì. E una delle cose che avevo notato in mio marito, che poi era il racconto sotto i pomi del vino, era che mio marito non sognava, non aveva tempo. E il sogno è quello che depura veramente, che evita la follia. Tu devi sognare, o no? Sì, anche di giorno se possibile.
vale, io non ecco il rumore, le risvegli, rendono tutti neurotici le persone. Sono in Fraivedo, so, per esempio, non so, Paolo Villaggio, che deve andare a lavorare, timbrare il cartellino. Questa gente non sogna più, però arriva, diventa una macchina di produzione. E noi abbiamo perso l'umanità, continuando case su case. L'uomo non sogna, non fa più il poeta, non va più in campagna, evade, scappa, ma non è che va. Sì, anche il rumore che fa svanire le persone. Oh, guarda, io con il rumore sono quasi impazzita. Senti, a proposito di quartieri, il quartiere di Brera, che era il quartiere Brera era un quartiere di elite, adesso però boh, è diventato d'elite il Naviglio. Prova a mangiare un panino qui sotto, sì, questa era di Dio. Qui si sono montati la testa. Cosa dici? Beh, sino a quando trovano persone che sono disponibili. Sì, ma era. Io sono caduta veramente in certi equivoci, a parte la gamba e così. E c'era un anno che mi aveva invitato, come si chiama, a Venezia, il sindaco, come si chiama? Cacciari. Cacciari. E io dico a uno del Naviglio, imbranato anche a me, dico, ma sì, Venezia, ma è come il Naviglio, e ci ho creduto. È buona questa. Finalmente mi persuado ad andare a uno spettacolo. Ah, era come il Naviglio. Ma si sentono delle cose, o sono ubriachi. Beh, l'acqua dalle case, insomma, è così. Ma dice, un'altra volta uno mi fa, Leonardo, ma Dio, era come me, stessa roba così, no? Che lui aveva due gambe, due aveva due gambe, ma che era di che era un genio, ma fanno di quei ragionamenti, o è ignoranza, che alle volte sembra di essere in un manicomio esterno, cosa dici? Non sì. Capiscono niente. Senti, tu frequentavi questi ambienti a Brera, gli artisti? No, frequentavo, no. Non ci andavi? Sì, andavo a lavorare in Via Verdi, dove c'era la scala. Io ho fatto 12 anni di lavoro presso i migliori avvocati di Milano. Sì. Conosco bene stavo dicendo la lussuria, la giurisprudenza, perché sono degli ottimi scrittori gli avvocati. Sì. Sanno scrivere. Io ho imparato a scrivere dagli avvocati. Si impara la precisione, non bastasse, costui, che come? Sembra non bastasse, costui, perché poi andavo ai dibattiti, che sembrava un eccellente individuo, ecco che si trova, che cosa dice? A molestare la figlia! Io mi ricordo il processo Pacciani, ho fatto un rit perché... Sì, perché il più spaventato era l'imputato, che non capiva, no? Che cosa... Non capiva cosa diceva. Cosa diceva? Parlava un dialetto molto povero. No, no. Pacciani aveva un vocabolario molto limitato. Aspetti... Abusi sessuali! Guardavo i fatti all'altro, di cos'è che la dico? Come si chiama, aspetta? Vale. Con fellaccio! Altro... Ho finito che è diventato scemo. Buona... Ti ricordi che c'era una suora che frequentava il carcere, che lo difendeva a spada tratta al Pacciani? Ma sì, perché ha capito che era una povera bestia, insomma, più che guardò. Ma diceva proprio che era innocente. Vabbè. No, innocente no. Cioè, io non credo, Manni, che la sessualità vada così distorta. Per me è una cosa sacra. Quando uno ama, anche il sesso diventa sacro, decente perlomeno. Quando tu cominci ad andare a guardare, capisco che la voglia, anche a me piace vedere un bel giovane per l'estetica, però insomma, vuol dire il fare, sai. Ci sono tante cose, la nostra educazione è rigida, cosa dici? Siamo stati educati. Sì. Prendiamo la faccenda dei Pierri. Io ho sposato Pierri, ma l'ho amato molto, cioè, ed era un uomo ancora vitale sessualmente. Io l'ho amato molto in gioventù, perché poi io sono andato in manicomio, lui si è sposato, ci siamo ritrovati, abbiamo pubblicato... Tu conoscevi Pierri prima del matrimonio? Sì, abbiamo pubblicato con Svart, insieme.
nella colonnina di Val? Sì, sì, sì. E mi ricordo benissimo che quando ho letto Michele Pierri, mi pare che era Decortolazione nella colonnina. E ho detto che bravo poeta, proprio avuto una grande ammirazione. E poi le sue vicende, non è, ha sposato questa Minta, ha avuto questi figli, ma io proprio l'ho amato come poeta, ed era un grande poeta. Sì, sì, ma si capisce bene dalle tue poesie nelle quali parli. C'è stato un grande amore tra me e Pierri. Ecco, qui vediamo il problema dell'età, c'entrava niente. Sono i figli che poi si sono allarmati, dice, ma questa che ha 50 anni cosa vuole? Da un vecchio decrepito lo vuole derubare lì. È nato il grosso equivoco. Che poi mi sono offesa. Senti, a proposito del quartiere di Brera, c'era un bar che era molto noto, il Giamaica. Non me lo ricordo poco, il Giamaica. Dove c'era avevo un nome, c'era la Violetta Besetti, una grande maga dei quartieri alti. Violetta? Besetti. Era un'astrologa. Besetti. Un'astrologa di Milano, era una delle più conclamate. Erano quelle signore, veramente, della Milano. C'era l'Anno Banzi, la Valle Toscanini, li ho conosciuti tutti quelli. Brera era frequentatissima. C'era le sorelle Fontana. Ah. Le sorelle Fontane, sì. Che sì, che poi lo Spagnoletti diventava matto perché quando facevano i saldi volevano infilarmi nei loro tubi che non mi andavano bene, non ci stavo dentro. E continuavano, dai che te va bene, mi ciupavi. No. Ciupavi, scoppiavo, non ci stavo. Volevano darmi i saldi come adesso. Simpaticissime, no? Io ero sempre stata grossottella. Loro avevano quelle linee delle manichen, no? Magre, schiscia di chi, schiscia. No, loro volevano regalarmi i vestiti, ma non riuscivano. Cosa dici? Senti. Prendi quella foto che c'era in alto della bambina. Le librerie erano il mio sogno, era il mio sogno perché io ho rinunciato veramente all'amore per i libri. Ero un appassionato. Quali librerie? Gardante, comincia a nove, ti ho già spento la televisione con la Gardante. No, non per me, per dare la noia a me. Giovanni, per te. Io voglio morire contento, scusa. Non so se... Vabbè, forse hai ragione. No, e perché no. Parlo? Che poi si invertono le parti con mia moglie quando... Aia, orca miseria, guarda, io c'ho una, per esempio, vi faccio vedere, ecco, sto. Qui avevo 40 anni, guarda, quella era la quarta figlia, ero in manicomio allora. Richiami molto Barbara, credo. Sì. No? No, tutte le mie figlie. C'era una bella tosa, no? Non è che ci maltrattassero. Fuori! Dopo la legge Basaglia li hanno buttati allo sbando. E vedi che ero vestito in modo acconcio senza tante storie. Beh, un po' di minigonna, cioè. No, erano così vestiti corti. In che anni è qui? Siamo? Avevo 46 anni, ho avuto la Barbara Simona tardi. Quindi, le ultime due. Sono rimasta nera di capelli malgrado i miei anni. Qualità, vabbè. Dicevamo delle librerie, quali frequentavi? Senti, tu non riesci a sederti. Ma non dire sempre in pezzo. Sì, questa è abbastanza poco nota. Quale? Questa foto è poco solo nota. Quella io. No, infatti dicevo una copia, no? No, non ce l'ho mai. Fotografandola non credo che riusciamo a ottenere un grande risultato. E cosa ne pare? Non riusciamo ad avere un grande risultato, dai, niente. E allora? Delle librerie, le librerie che frequentavi. Le librerie ho sempre sognato di pubblicare, come tutti i ragazzi. Sì, quelle che tu frequentavi. Allora, non so, io dall'esterno, allora, no? Mitica, la Einaudi. No, Rizzoli.
la Rizzoli in galleria che gestiva, aspetta, chi la gestiva? Non mi ricordo, la Cino del Duca, la Epri, mandavo a curiosare, il filologico, allora non potevo comprare i libri, andavo al filologico a studiare lì, Castello, le biblioteche andavamo, ho fatto anche delle tesi di laurea, me li commissionavano i ragazzi e io andavo. Come hai fatto le tesi di laurea? Magari uno, tu hai... Vengavo a studiare, lo facevo io, no? E mi pagavano, allora mi davano 60.000 lire all'ora per una tesi, venivano tutti promossi, sì. Poi magari volevano sposarsi, impogarmi. E mi volevi in auto, non ero tagliata io per il matrimonio. Senti, la Felcinelli, quella in via Manzoni? No, poco. Mi sono delle cose un po' sfocate perché, sai, sono andata tanto i manicomi che sono rimorso. Ogni tanto. Anche la Einaudi, no. La Einaudi era quella più frequentata dagli intellettuali. Poco, mi ricordo poco. La Garzanti era quella che era gestita da Gerardo Masciullo. Santo uomo. Omississimo. Bravo. Però la libreria... No, io mi ricordo che la Corti per te aveva una grande ammirazione, però a nominarla da viva... Non era una gran brava persona, buona poco, aveva le sue simpatie, una grande maestra. Non era cattiva, era molto rigida, molto rigorosa. Ma lei aveva... mi ha fatto fare delle sudate incredibili, mi rimproverava. Sì. Però annientava la gente. Delle indicazioni, dei suggerimenti. Aveva, no, io poi ho letto i suoi diari, diciamo, un papà che abbandona la figlia in un istituto per 23 anni, insomma, no? Però allora un po' usava, no, di tenere... non vedere un figlio 20 anni? Ma scherzi? Cioè, la Basaglia chiuse il manicomio perché tu prendevi tuo figlio, lo accompagnavi in manicomio e non ti vedeva. Quello impazziva. Sai cosa vuol dire i bambini? Mentre se tu metti dentro tua moglie... Sì, oddio, non migliora certo, però è adulta. Il bambino non ha più il papà. Diventa, se non diventa un delinquente quasi, la paura. Ma infatti dagli istituti... io ho pensato, la Maria, quando verosimilmente avrà consigliato anche il mio manicomio, credeva di darmi una regola. Secondo me ha ragionato così quella donna. Io volevo un gran bene alla Maria, ma... anche lei te ne voleva... Ma la Maria era gelosa del Manganelli perché era stato suo compagno di scuola, era gelosa di lui, aveva se... era una povera cosa quando l'ho conosciuta io la Maria qua, la cambierà. Hai capito? Era un cosino lì che io mi sono detta, ma guarda quella lì, muore in 2 mesi, non stava in piedi, sofferente, malarica. Una cosa singolare è che Alda pensava questo della Maria, lo ha scritto che sembrava un pulcino, non ricordo ma bene. Sì, era lì. E la Maria scriveva di lei e di Manganelli, li guardavo e mi chiedevo che fine faranno questi due. Erano reciprocamente preoccupati. Ma un po' d'acqua. Ma diciamo in senso positivo, no? E ma io ero rigogliosa, no? Sana. Manganelli anche, paffuto e lei era lì, probabilmente Manganelli era sposato, che ne so. Beh, era sposato sì. Era sposato con la Chiaruttini, la quale Chiaruttini mi... No, la Maria Corti ha detto una cosa davanti a... alla bambina, gli ha detto Manganelli, gli ha detto, questa signorina vuol portarti via il papà. No, te lo giuro, insomma. No, tra le altre cose. No, l'ha detto proprio. L'Arietta ha sempre avuto paura di me. Dopo, negli anni, una delle cose... Avrà percepito, la bambina avrà sentito... Maria, ma lei non... No, guarda, lei
l'ha poi abbandonata la Chiarottini, la figlia, lei ha fatto tanto per portare via il Manganelli e poi l'ha lasciata lì. Senti, per chiudere... No, ma buona non era, Maria. Era tremenda. No, guarda, era tremenda, nel senso che era estremamente rigorosa, così come faceva il suo mestiere di filologa in maniera precisa, inappuntabile, se sbagliava... Ma poi ha fatto un grande errore che tutti gli hanno rimproverato. Per me no, però lei si è messa a scrivere. Era già un per la narrativa, dice, per i romanzi. E voleva emergere, e allora... Sì, questo sì. Sì, troppo storpio. Un altro sì, che... era una grande filologa, era una maestra. Un altro che io li rimprovero a Nuti, per esempio, che compone, ha musicato, e lui vuol cantare, vuol ballare, vuol fare la milva, ma fa una cosa sola, no? Finirà che poi crollano. No? Il libraccio qua di fronte, è una libreria che hai frequentato, non c'è da moltissimo, no, da poco, perché c'è il ponte da fare. Comunque non poi, c'è da tantissimo. Non c'è da tantissimo. 10 anni forse. Non c'era, è nato dopo, no. Quello appunto è stato forse il libraccio di Scomani, no. Forse è più un segno del nuovo. Se tu apri il primo cassetto, sì. Il secondo, c'è un libro tuo. Sì. Sì. Perdervi il cassetto non riesco più a... Quello lungo, secondo cosa guardo. Ma che ci vuole chiedere? Ha conosciuto Bruno Munari? Sì, ma non mi ricordo più. Tutti. Io guardi, io sono una grande ammirazione per la scultura. Lui è un disegnatore. È un ottimo disegnatore. Io ero un'ottima disegnatrice, guarda. E dopo il manicomio ho perso tutto. Ma non c'era neanche la matita. Non mi davano. Non ci davano neanche i vestiti, guarda, aspetta. Eravamo nudi e crudi, insomma. E abbiamo sofferto molto. A me, quando attaccano a dirmi, i giorni della memoria mi viene un nervoso, no? Perché uno cerca di non ricordare più, per sopravvivere. Tu vedi se questo è un uomo. E poi noi finiamo quasi sempre per ucciderci, Perché veramente... E la colpa è vostra, dice. Ti rivangono finché tu non ne puoi più. Sono loro, ti racconta, tu magari per amore di dialogo, però dopo ti viene un colpo al cuore, no? Ma insomma, infatti moltissimi di quelli che sono stati nei campi di concentramento tendono a rimuovere, no, loro hanno... Guardi, una cosa che sembra una barzelletta, ma la Milva una volta mi ha detto una cosa, mi ha detto, ma se fai qualcosa di strano, dico sì Milva, mi piace, mi piace fare i lavori di casa, perché una volta si facevano. E mi fa, è una cosa, dico, sì, ma il fatto che poi ventilavo con lo champagne, è vero, prima prendevo lo champagne. Ricordo una volta su questo tavolo... No, adesso non bevo più. Ma, dico, alcuni anni fa c'erano 10 o 12 bottiglie... Sì, ma mio marito era un bevitore. E allora la sera gli preparavo il suo quintalato di vino, convinta che venisse a trovarmi. Era un modo di richiamarlo, no? Vabbè, con la fantasia, è chiaro che non beveva bene. Ma io ho sempre avuto il culto dei morti. Cioè, tornerà a casa, no? È un modo di non morire di dolore. Allora li preparavo da bere e tutti dicevano, cosa ne fai di quel vino? Dopo, il primo che passava glielo davo, e lui era un bevitore, era un santo bevitore. E a me dicevi, io ti ho chiesto, c'è una bottiglia ancora, sì, ma ce ne sono due. C'era proprio... questo qua, guarda, perché mi hanno regalato la vigna. Io gli uomini regalo sempre il vino, perché immagino che possa piacere, bel vino, l'uomo beve qualche, un po' tutti. E allora mi fa, ma perché quando bevi, no? Perché col vino lavi il pavimento? Dico, perché Milva, quando uno scampa da un lager,
canta champagne per brindare alla vita, chi te ne frega, lo lavi con la doveva. Se poi non ti tieni più neanche alla cava, cioè il fatto che ti tieni molto il tuo covo dove ragioni, però non hai più l'ambizione degli altri, sono sopravvissuto. Però guardi, non c'è notte che non mi sogni, i letti, le chiavi, le serrature che perde, ormai è un incubo per me. Quando vado a letto non prendo psicofarmaci, ma ritorna Ettore dove hai messo le chiavi, Ettore dove sono, e chiedo per uscire, finché poi, quando adesso mi hanno preso la Barbara e qui mi è scoppiato il cuore, io l'ho rivista in manicomio, dico ma perché, non aveva fatto niente questo bambino, solo che per una lite con la sorella, lei gli voleva un bene dell'anima, ha mandato giù un po' di psicofarmaci, me l'hanno ricoverata, e vederla legata, io non mi sono ripresa più, ho fatto uno di quegli infarti che non si dico. La mia Barbara, che poi, ecco, un altro punto di manicomio, che è stata lei a, quando io sono rimasta incinta, volevano farmi abortire, mi hanno picchiato, ma non l'ho, non so come è nato quello bambino. E c'erano nozze qua, a proposito di osterie, che andavo giù, bevevo i crodini all'alcolici, ne bevevo 10 al giorno. E avevo, sai quando uno ingravidava, questo non faceva neanche pagare. E poi è nata la diceria che fossi la sua amante, guarda. Invece era una persona che mi ha aiutato veramente. È nata una bambina magnifica. Arrivo, è lì il dramma della Barbara, a fare un avviso di controllo e non lo trovo più, ma me l'ha rubata. Io e mio marito siamo impazziti. Ma una bambina bella, ma bella proprio, ero proprio, ecco il magnifica, perché ringrazio Dio di avermela. La bambina mi ha guarito dalla psicosi. C'è il contrario, mentre io, ma io ero semplicemente depressa, no? Comunque mio marito siamo di me. Quest'uomo è morto disperato, non gliel'ho fatta più. Recentemente ho fatto un'intervista sulle streghe, io ho detto le più grosse streghe sono le assistenti sociali, perché io posso capire un delitto di gelosia, ma rubare un bambino a un'altra madre, cioè adesso sono la Damerini, allora ero una donna, ma sa cosa mi è capitato, mi sono impazzita. Spesso questi sono i veri grandi amori. Spesso le assistenti sociali peccano di superficialità. No, no. Tutti gli elementi. Peccano di superbia, caro, perché se vengono qua, allora la casa non era così intasata, e vedono che a me è venuta uno e mi fa, lei fuma, non ha bisogno di noi, mi ha portato via i bambini. Allora fumare per una donna. Era una poetessa di Hegel, no? Oggi, e lì sono stati carniti, non lo so, morale perché mi dipingeva un po' le labbra, non ho portato via i bambini. Era una donna equivoca, diciamo. Lei può immaginare, ma qua... Non ho omologata. Va bene, senti Alda, torniamo a... Comunque sono anni che uno non dimentica più. Lavorano dentro, insomma, come la cirrosi epatica, il mal di fegato, e poi uno non ti paga, l'altro lotte continui con questi uomini, che sono uomini, se possono farti pezzo, no? Cosa dici? Da allora in poi io quello che devo dire lo dico. Ma certo, che problemi puoi avere tu? Dire. Torniamo alla Milano. Via Monte Napoleone. Bella, molto bella. È cambiata innanzitutto? Direi di no. No. No, Piazza della Scala, probabilmente era ancora rimasta con il signorile di Servano. Sempre stata il quartiere elegante. Il quartiere alto di Milano. Che non ha niente a che vedere con quei belli orifici. Il salotto di Milano e la galleria, dai,
anche se ti siedi al tavolino e vedi queste sfilate di persone, la galleria Salotto di Milano, non vorrei mica mettere la galleria con una vigilia, no? E non è cambiato questo Salotto di Milano, dici tu? Penso di no, c'è una grande affluenza di turisti, insomma, ma è bello trovare un po', c'è persino la stupa, io quando vado lì c'è il cameriere che arriva col tovagliolo, cosa vuole, mille premure, così ti buttano in faccia un tosto, pazzesco, c'è una galanteria, una cosa. Una volta andavo, mi sedevo lì e andavo là, dove c'è uno strullo. Ma i ricordi, Milano una volta era, ma anche con mio marito quando andavamo a passare il pomeriggio, o magari andavamo al castello, un'altra cosa stupenda di Milano, questa è la sorpresa. Sì. È facile intuire quello che c'era dietro, sognare. Ieri sera ho visto una storia di gladiatori, non so, ma come uccidevano, con il dispregio dell'uomo, no? Ti ammazzavano come niente. Non c'è mica molto cambiato. Cosa dici? Complessivamente l'umanità. Diciamo. Con la brutalità è rimasto uguale. No? Beh, non c'erano i giochi lì. Sì, però tu prendi quella lì di erba, che ne fa fuori 5, nel suo piccolo ha fatto la sua parte. La crudeltà umana, l'indifferenza. Sì. Però l'arte di allora, secondo me, ha fatto vedere i mosaici, si è persa. Cosa dici? Adesso fanno le armi, loro facevano arte. I colossi, quelli qua lì, siamo capaci più di... Cosa dici? Viviamo sulle spalle di quelli che hanno fatto prima di noi. Ma non li capiamo neanche. Se lei capisce bene, prendo la mia macchina, la inforco, chi è morto sulla strada che se ne frega. Cioè, forse perché anche la vita comunque vale meno della nostra. Ma vale bene, adesso continuiamo a armarci, a non capire un tubo. C'è un'idea della vita che è meno alta. E il mondo è diventato una grossa Babele. Ognuno vuol comandare. Anche se poi il numero di quelli che comandano si restringe sempre di più, sono sempre di meno. Ma dico che il popolo degli ignoranti avanza come la, no? Se ce la ripante. Credo che ognuno voglia comandare su un piccolo pezzettino. Ma cosa vuol dire? Ero vero anche sui 10 minuti. Io mi ricordo, sono nati i tempi del Duce, e il Duce aveva carisma, era un trascinatore incredibile, bello, insomma, come si può dire, mascolo, col petto in fuori, no? Tutte le donne deliravano per il mio ricordo, e ha fatto anche delle cose belle, anche un po' brutale, era un dittatore, però ha fatto delle belle cose come le pensioni, ha fatto un'alleanza tragica, cosa dice? Quello è stato uno sterminatore. Quello è stato un vero pazzo, dice. Eh sì. Un coso di pazzia c'era. E la darsena, al tuo quartiere qua vicino. La darsena un po'. Mi hanno detto che era abitata da una serie di personaggi singolari, qualcuno che dormivano. Ha parlato di una donna che dormiva sotto ma tutti. Il ponte della. Sì, ma tanti. C'è questa discesa, un po' paura io, perché c'è una discesa dove si scivola, sotto non sono, poi le barche ci sono, hanno fatto, adesso vogliamo fare un raccordo per il trasporto di non so che cosa, per far viaggiare queste ecco anche, spendono milioni, miliardi, perché ai tempi di... Sì. Ai tempi di Volponi, ai tempi del Duce, volevano eliminarlo a Naviglio e fare una grande strada via Appia. E se volevano coprirlo e fare una strada, le strade di Roma,
piacere. E poi invece non sono riusciti. Allora le studiano tutte, perché Milano è sull'acqua. E perciò ogni tanto trema, diciamo, e diciamo che è quasi pericolante. Però per tenere il bello del naviglio lo sfruttano in malo modo, capito? Però c'è questo, qui sono passati i marmi di Candolia che hanno costruito il Duomo, l'antica fabbrica del Duomo, non è mai finita. I fabbricieri del Duomo è proprio una fabbrica autonoma, dove il proprietario del Duomo non sono i preti, sono quelli della fabbrica del Duomo, gli operari del Duomo. E pensa un po' che... sono un'associazione, una, sì, 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 una cooperativa che, che però decide i tempi, i modi. Ah, guai! E la strada è... sono... sempre un cantiere aperto. Sì, sì, no, sì, sì. E infatti noi quando diciamo che una casa non finisce mai, è la fabbrica del Dom, la finisce mai. Da sempre, da quando è stato iniziato. Sì, sì, sì. Ma sa come sono orgogliosi questi che... quando si illustra il marmo, guai, no? E i materiali venivano trasportati, il marmo di Candolia, naviglio, sì, sì. Il barcone. Il barcone, il famoso marmo di Candolia, che poi, cioè adesso noi parliamo, adesso si parla, non so, ecco per esempio parliamo della Pietà di Michelangelo, no? Allora i grandi artisti guardavano un blocco di marmo, tu vedi un sacco, quello aveva già visto la figura, la estrapolava. Ecco cos'è il genio.